Campus Italia, per il Campus Italia con il numero 1 al Paese Francesco, con il numero 6 Serugo Federico, con il numero 7 Antonio Jacopo, con il numero 9 a Roma, con il numero 10 Battaglia Alessandro, con il numero 13 Leandro Di Stoppato, con il numero 14 Danilo Lorenzo, con il numero 16 Cancelli Francesco, con il numero 17 Andreotti. Ventiduesima giornata del campionato di Serie A Gold di pallamano maschile. Alle Palabursi di Rubiera si affrontano Campus Italia e Vikings Rubiera. Campus Italia, la squadra federale composta da giovani talenti provenienti un po' da tutta Italia, e Vikings Rubiera che in settimana ha avuto la conferma, poi l'ufficializzazione da parte della federazione dell'annullamento della sconfitta tavolina a Siracusa, e quindi del dover ripetere questa partita, e questo comporta anche l'annullamento della penalizzazione di 5 punti inflitta alla squadra rubierese, e questo riapre completamente i giochi in ottica salvezza immediata per evitare i play-out. Certo è ovviamente che la squadra rubierese deve cogliere l'occasione andando a prendersi punti anche sul campo. Quest'oggi attenzione al Campus Italia, curiosità, il Campus Italia è penultimo in classifica ma ha vinto fino ad ora una partita, una sola, l'ha vinta proprio nel match di andata contro Rubiera, Rubiera che giocò quella che è stata di gran lunga la peggior partita in assoluto di questa stagione della squadra locale. Adesso vediamo un po' se vengono sistemate le cose, perché il commissario Fabian fa controllare tutto. Dovremmo essere pronti per iniziare, forse. Forse sì, ogni commissario ogni volta tira fuori qualche cosa di nuovo, ci vorrebbe una cosa lineare per cui tutti fanno sempre le stesse cose. Purtroppo a pallamano non funziona così, perché ogni commissario che arriva ha una novità da portare di proprio. Comunque si comincia a giocare, gli arbitri della partita sono Simone Prandi e Stefano Pipitone. La prima palla è per il Campus Italia. Centrale gioca Deruvo, Manojlovic terzino sinistro, duetta proprio con il centrale. La palla per la conclusione mancina da parte di Zanon, c'è la parata di Voljuvac, l'attacco di Rubiera con Di Benedetto per Oleari che viene fermato duramente dalla difesa, resta a terra Oleari, viene fermato da Zanon. Si rialza comunque il numero 40 di Rubiera, 9 metri. Cambio attacco difesa,
per Rubiera, è entrato Dall'Aglio in pivot, è uscito Cavina. Proprio Dall'Aglio per Oleari, Nagava Hosseini, che per semplicità chiameremo da qua alla fine Navid, Di Benedetto proprio per il giocatore ucraino. Oleari viene fermato dalla difesa da Wierer, quindi c'è un altro 9 metri. Non c'è tanto pubblico quest'oggi qui a Rubiera, il tiro di Benedetto viene parato bene, poi prova il contropiede con la conclusione, la palla fuori da parte di De Angelis, che ha provato un tiro liftato ma non ha trovato l'effetto giusto. Di Benedetto dall'altra parte, viene murato, la palla recuperata e ancora il contropiede, questa volta va in gol De Angelis per l'1-0 Campus Italia. Due minuti trascorsi. Attacco di Rubiera con l'uscita del pivot, ancora Navid per Oleari, Di Benedetto, Oleari, Oleari per il tiro in rete di Navid, Nagava Hosseini, 1-1 il punteggio. Manojlovic, la palla per linee esterne, ancora Manojlovic, chiede calma e ricomincia l'attacco della giovanissima formazione federale. Comunque un'esperienza interessante, io resto critico sul fatto che questa squadra giochi di fatto sapendo già di comunque giocare in silver la prossima stagione, quindi nel campionato inferiore. La palla data ancora De Angelis, perso dalla difesa. Io avrei invece fatto giocare questa squadra con proprio come parte integrante, ancora la rete di Nagava Hosseini, e poi dopo se fosse stata brava bene, se invece non fosse riuscita a salvarsi niente, sarebbe andata in silver. Ma non avrei messo questa cosa fin dall'inizio, gli avrei dato l'opportunità a questi ragazzi di giocare con la testa completamente piena sul campionato di Serie A e non sapendo comunque di essere nel campionato inferiore l'anno prossimo. Una volta che la inserisci, secondo me potevamo giocarcela meglio, ecco, in questo senso qua. Manojlovic, la palla ancora per linee esterne con Manojlovic, Manojlovic ancora la palla per linee esterne, la parata, ma c'è ancora il recupero e la rete questa volta di Rossi. Malissimo la difesa di Rubiera in questi primi 4 minuti, assolutamente male, 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 non certo lo spirito giusto. Palla persa, ma c'è un tocco di piede, non è da parte di Rubiera un inizio di quelli che ci sarebbe potuti aspettare, quindi molto più deciso. Invece gioca con scioltezza il Campus Italia, non certo Rubiera. Di Benedetto, palla per Oleari, prova lo scavalcamento, va al tiro, subisce fallo. Rimessa in gioco dai 9 metri con Di Benedetto per Nagava Hosseini, questa volta il tiro viene parato in sottomano bene da Scarcelli, prova a giocare in velocità, per fortuna perde palla la formazione del Campus Italia. Rubiera però non accelera, molto ferma, poi la palla arriva al pivot, c'è la parata su Cavina. Malissimo Rubiera in questo avvio di partita, io onestamente già spenderei un time out perché questo inizio non è affatto buono. Conclusione, la parata di Voljuvac, non possiamo permetterci di continuare su questo ritmo di partita, dobbiamo cambiare la partita.
Di Benedetto, ancora la palla che arriva all'ala da Navida Patroncini, poi Di Benedetto, esce Cavina, rientra Bartoli nel ruolo di ala, ancora un attacco manovrato di Rubiera. Nagavauseini va dentro, fischiato i passi a Nagavauseini, altra palla persa, all'ala va ancora De Angelis in rete, 3 gol su 4 di De Angelis. Attacco Patroncini per Oleari, Oleari la palla al pivot, palla persa, c'è un fallo. Nove metri, Di Benedetto per Patroncini, Oleari, Di Benedetto, Oleari, il tiro di Oleari sotto fallo, che rischio di gioco passivo. Io ribadisco, inizio pessimo di Rubiera e io avrei già dato un segnale, cosa che non è ancora stata fatta. Nagavauseini va in gol, e però non si può giocare in questo modo contro questa squadra qua che non ha nulla da perdere, gioca con grande tranquillità e rilassatezza. Tiro fuori deviato, però, quindi si riprende col tiro d'angolo. 7 minuti 40 secondi giocati, 4-3 Campus Italia. Manojlovic in posizione di centrale, Rossi, la palla arriva ancora, la conclusione del mancino Zanon, viene murato il tiro, poi recupera Voljuvac, prova ad andare in velocità Rubiera, ancora il tiro e ancora l'errore di Cavina. Dall'altra parte ancora Zanon, fallo ravvisato dagli arbitri, palla persa, recuperata da Rubiera. Oleari per Di Benedetto, la palla persa ma sotto fallo. Si riprende a giocare, è entrato Pagano al posto di Nagavauseini. Pereira per Di Benedetto, il tiro e la rete di Piero Di Benedetto per il 4-4. Ma vediamo se cambia anche un po' l'intensità difensiva, decisamente bassa in avvio di partita per Rubiera. Questo pallone che arriva Zanon all'ala, ma non c'è spazio per entrare, quindi deve ricominciare la manovra con Manojlovic centrale, De Ruvo invece in posizione di terzino sinistro. Proprio Manojlovic sull'uscita di Rossi gioca col pivot, palla ancora per De Ruvo, De Ruvo salta, va al tiro, ma è una telefonata questa per Voljuvac, che recupera Rubiera che prova ad accelerare con la palla all'ala. Altra palla persa da Rubiera, ma non si possono perdere tutti questi palloni. Altra palla persa da Rubiera. Manojlovic, Zanon, Manojlovic, Zanon. Ancora Manojlovic va dentro, viene fermato da Cavina. Rubiera butta via una quantità industriale di palloni tutte le volte, anche quando può giocare in soprannumero. Manojlovic, De Angelis, Zanon, passi di Zanon, palla persa, prova a giocare in velocità, niente,
non c'è la possibilità, allora Rubiera torna sui suoi passi. Di Benedetto, la conclusione, la rete di Di Benedetto per il vantaggio Rubiera 5-4. De Angelis, De Angelis, passi di De Angelis, passi di De Angelis tutta la vita, gli arbitri non lo vedono, quindi fischiano il 9 metri per il fallo successivo. Deruvo, Manojlovic, Manojlovic, Zanon, Manojlovic prende, sbaglia, voleva fare una cosa veramente eccessiva in questo caso. Pagano va in gol per il 6-4 Rubiera. Rimessa veloce per la formazione del Campus Italia col gol di Manojlovic, termina a terra Manojlovic, caduto malamente. Questi sono due minuti dati a chiamata solo perché giochi contro il Campus Italia, perché non li aveva dati all'inizio questi due minuti. Tra parentesi gli ha dati l'arbitro che non guardava l'azione. Due minuti alquanto discutibili, questi sono i dubbi nel far giocare contro il Campus Italia su queste fischiate. 6-5 comunque il punteggio. Due minuti dati a Cavina, direi. Di Benedetto, Pagano per Patroncini. Sale Patroncini, Oleari, Patroncini, Patroncini per Di Benedetto, Di Benedetto per Oleari, Oleari. Per Pagano, la finta di Pagano, non si vede col pivot, rischia il gioco passivo di Benedetto, Di Benedetto per Pagano, la palla all'ala, Patroncini, il tiro parato, veramente pessima azione di Rubiera. 12 minuti e 30 secondi. Sei a 5 Rubiera, il punteggio. È entrato nel frattempo Battaglia, va al tiro, prende il palo sulla deviazione di Voljuvac. Palla recuperata allora da Rubiera, bisogna dire che anche questo attacco del Campus Italia con l'uomo in più non è stato molto intelligente, infatti Maione ne urla di tutti i colori, i suoi giocatori gestito veramente male. Entra il veterano Andrea Benci nella formazione rubierese al posto di Patroncini. Di Benedetto, Pagano, Pagano va al tiro, Pagano, tiro parato però bene dal portiere Scarcelli, torna in attacco il Campus Italia. Sono terminati due minuti di esclusione per Cavina. Deruvo per Manojlovic. Deruvo, Manojlovic, Manojlovic va al tiro, la cannonata murata, ma recupera Rossi e va in gol. Siamo assolutamente passivi in difesa, tutti i secondi palloni capitano nelle mani dei giocatori avversari. Sbaglia nel frattempo Dall'Aglio. Manojlovic per Deruvo, Deruvo va dentro, va al tiro, la parata di Voljuvac. Dall'altra parte Oleari, la palla all'ala, ancora la conclusione, c'è la parata però di
Scarcelli ancora su Dall'Aglio. 6-6 il punteggio quando siamo a metà del primo tempo. Bruttissima partita, bisogna dirlo, qui a Rubiera. Attacco di Deruvo. Deruvo, ancora la palla, Zanon per Manojlovic, fermato da Oleari. Deruvo, Manojlovic prova ad accelerare, Manojlovic, sì, ha fatto parecchi passi. Ancora la palla per Manojlovic, subito al pivot. Altri due minuti a Cavina. Non ci siamo con la testa proprio, perché penalità assoluta, è già la seconda esclusione. Io resto dell'idea che sia completamente sbagliata fin dall'inizio l'impostazione della formazione iniziale, perché non è, poi dopo, cioè, troppo soft, troppo passivi. Veramente una partita che mi sembra molto più complicata di quello che si potesse pensare per un Rubiera che dovrebbe avere migliaia di motivazioni in più, non per vincerla, per stravincerla questa partita. Zanon, bruttissima difesa, la palla per Manojlovic, eccolo qua, la palla al pivot, la parata di Voljuvac, però si era visto fin dall'inizio che la palla sarebbe arrivata lì. Manojlovic è stato bravissimo e l'ha fatta arrivare lì. Poi ci ha messo una pezza Voljuvac, che in questo momento è quello che sta tenendo su Rubiera in una partita giocata veramente male nel primo quarto dalla formazione di casa. Oleari, Benci per Di Benedetto. Di Benedetto perde il pallone, Di Benedetto, mamma mia. E poi c'è il pallonetto e la palla dentro. Però ma come si fa? Ma degli errori di una banalità assoluta. Errori di una banalità assoluta. 6-7 Campus Italia. De Angelis nel frattempo è arrivato al quarto gol personale. Pagano, passi, blocco in movimento, altra palla persa, altro gol. Ma come si fa a giocare così? Ma io mi stupisco, ma cambiali tutti, dai una scossa, non si può essere così passivi. Non si può essere così passivi, non si può. Tra l'altro Pereira può essere solo infortunato, perché altrimenti non ha senso non metterlo in campo. Ti giochi tantissimo, perché per 20 minuti non l'hai mai fatto vedere? Altra palla persa. E finalmente arriva il time out. Era ora, perché non si può. È 20 minuti che giochiamo una partita così. Diamo questa scossa, facciamo giocare chi deve giocare. Poi gli esperimenti si fanno un'altra volta. Quindi rimettiamo in campo Nagava Hosseini, mettiamo in campo Pereira e ce la giochiamo con chi deve vincerla. Poi si può perdere, anche perché il Campus Italia sta giocando la sua partita, non è qua per regalarla. Forse qualcheduno se l'è dimenticato. Time out chiesto da Rubiera e vediamo se dopo 17 minuti e 52 secondi di nulla della formazione rubierese, a parte Voljuvac, cominceremo finalmente a vedere qualche cosa. Entra intanto come pivot Bartoli. Pereira niente, quindi mi viene da pensare che sia infortunato, perché se in una situazione così, in una partita così, non ti giochi uno che può tirare, visto che gli altri non lo fanno, secondo me è un controsenso. Ma
Oleari va dentro, ancora la parata su Oleari. Ma cambiamo il terzino, ma io non riesco a capire. D'altra parte Manojlovic, il tiro, il gol. Niente, continuiamo a regalare, eh? Continuiamo a regalare agli avversari. Continuiamo a regalare. Partita che l'ho vista fin dall'inizio, da come cominciate, non ci voleva molto, che era tutta con la testa sbagliata di Rubiera. Pagano, Pagano all'ala, va al tiro e segna Bartoli. Manojlovic già dall'altra parte, va su, va al pivot, non fischiano niente gli arbitri e quindi c'è il gol del 10-7 per un ottimo Campus Italia, veramente bravo Rossi. Pagano va al tiro, palo, secondo me era gol questo, mi sembrava dentro, ma mi sembrava dentro, però nessuno protesta e quindi evidentemente ho sbagliato io a vedere. Tacco molto lento di Rubiera, la palla persa, altra palla persa. Ventesimo minuto, 10-7 Campus Italia. Daruvo va al tiro, sbaglia, palla fuori, rimessa Rubiera. Palla che arriva, Nagava Hosseini, Pagano, Pagano va via, trova Oleari che va dentro, va al tiro e va in gol finalmente. Ottavo gol di Rubiera, rimessa veloce ovviamente del Campus Italia, con la palla che arriva a Manojlovic, si schiera la difesa rubierese. Ancora il tiro, la parata sul tiro di Zanon da parte di Voljuvac, ma il pallone termina lateralmente, non riusciamo a prendere un pallone una volta sulle ribattute, sono sempre più veloci loro. Ventunesimo minuto, Daruvo, Zanon, passi di Zanon, poi la spara indietro, Manojlovic, adesso andrà al tiro probabilmente Manojlovic. Tiro sotto mano, il palo, la palla recuperata da Rubiera che prova il contropiede con Bartoli che sbaglia. Ancora, ancora. Poi entra Pereira e allora abbiamo buttato 20 minuti, non so per quale motivo, in un certo posto. Perché o è infortunato oppure lo schieri subito dall'inizio. Schieri subito la formazione migliore, time out Campus Italia, 21 minuti e mezzo giocati in questo primo tempo, non riesco proprio a capire, ti giochi punti salvezza, non, in una partita così importante, vabbè, vediamo se cambia qualcosa in Rubiera, il problema è che l'inizio ha già segnato un po' questa partita dal punto di vista mentale, dando molta esaltazione al Campus Italia giustamente, e questo poi fai fatica a riprenderla in mano. 10-8 Campus Italia sul minuto di sospensione chiesto dalla squadra federale, e ricordiamo ha vinto una sola partita ma l'ha vinta con Rubiera, che questa sera direi che è sulla strada buona per concedere il bis agli avversari, per quello che abbiamo visto fino adesso. Gioca con l'extra player senza il portiere, quindi un in più in attacco, perché non ha il portiere in porta la formazione del Campus Italia.
Manojlovic, vediamo sto pallone da Manojlovic alla conclusione, perfetto, al numero 17 Andreotta, ancora difesa di Rubiera passiva. Tornano tre le reti di vantaggio per la formazione del Campus Italia, poi gran gol di Strada da pivot, 9 Rubiera, 11 Campus Italia. Manojlovic murato da Pereira, l'attacco del Campus Italia. Zanon, la palla per Manojlovic, Deruvo, Manojlovic, Zanon, rischia, sono sempre passi, il tiro e il gol di Manojlovic. Ma adesso questa partita, te lo dico fin da adesso, non la recuperi più, a meno che non calino gli avversari. Pagano perde la palla, palla in contropiede e va a parare Voljuvac. Va al tiro, la parata di... no, l'errore anche di Voljuvac, si mette purtroppo anche Voljuvac qui, va a prendere il fallo, altra, ecco, mi sembrava che ci fosse il fallo, meno male. ...13-9 Campus, 6 minuti alla fine del primo tempo. Pereira al tiro, il gol. Abbiamo regalato 20 minuti all'avversario. Dall'altra parte va al tiro e va, c'è la parata di Voljuvac, c'è un fallo però, quindi 9 metri. Daruvo, Manojlovic, Zanon, la palla per Daruvo, Daruvo per Zanon, va al tiro e in gol, palla subito per Bartoli che attacca, viene fermato da Manojlovic. Palla per Nagava Hosseini, la parata su Nagava Hosseini, gli arbitri non fischiano niente, resta a terra il giocatore ucraino. Bisogna asciugare il parquet. Si è alzato il commissario per andare a redarguire Maione che parlava ad un proprio giocatore. Adesso c'è veramente anche il ruolo del commissario, va rivisto, se non proprio cancellato. L'errore di Pereira cancellato per il bene della pallamano, perché c'è della gente, infrazione di passi non fischiata. Manojlovic va dentro, spara fuori, gli danno il 9 metri, era un rigore sacrosanto. Era un rigore sacrosanto, ma siccome non hanno fischiato i passi nettissimi prima, non gli hanno dato il rigore.
ma era nettissimo il rigore qua. Daruvo, la palla per Zanoni, il tiro, la rete. Disastro totale a Rubiera. Anche Pagano in campo da troppo, questo secondo me. Sì, in attacco che in difesa, ci siamo scordati di Benedetto. Proprio una gestione negativissima anche dalla panchina oggi. Pagano, il tiro, subisce il fallo. Ma come può essere gioco passivo? Come può essere già gioco passivo? Il tiro, la rete di Pereira. E già Manojlovic dall'altra parte, la palla recuperata e poi altra palla persa da Rubiera. Bisogna mettere i giocatori che ci sono in campo con la testa. Siamo disastrosi e non vedo attenzione neanche dalla panchina. Mi sembra in totale confusione tutti quest'oggi. Daruvo, ancora Zanon Manojlovic. Daruvo prova a spingere, il fallo di Pagano. Daruvo va al tiro fuori. Pereira, Pagano, Pereira, palla ferma però, due minuti alla fine, fuori Cavina e fuori Pagano. Il problema è che non andiamo mai in ritmo, giochiamo sempre al limite del passivo, non ci siamo proprio. Nagava Hosseini va via, poi la palla di Benedetto per Benci, il tiro e la rete di Benci, il giocatore più esperto, porta meno 3 Rubiera in questo primo tempo. Attacco, c'è battaglia centrale. Manojlovic va a terzino. Un minuto alla fine del primo tempo. Manojlovic, Zanon, Manojlovic, battaglia, Manojlovic va via, va al tiro, va in gol. Rimessa veloce, torna più 4 la formazione del Campus Italia. L'attacco con il tocco di piede, allora sono 2 minuti. Gli hai dati prima i 2 minuti per la stessa cosa. Se non gli avessi dati prima, ma prima gli hai dati per questo tipo di intervento i 2 minuti. Dieci secondi alla fine. Naga va Hosseini, la palla al pivot, la conclusione, la rete di Bartoli. Per il meno 3 Rubiera. Al riposo 16-13 Campus Italia, che merita ampiamente il vantaggio su Rubiera veramente, veramente deludente.
Siamo pronti a riprendere qui dal Palabursi di Rubiera il secondo tempo di questo confronto tra i Vikings Rubiera e il Campus Italia, primi 30 minuti dove abbiamo visto un bel Campus Italia, questa formazione federale giovanile che comunque si fa rispettare su tutti i campi, e d'altro lato però una pessima, pessima Rubiera, sotto di 3 gol, ma è stato sotto anche di 5, soprattutto una Rubiera che non ci ha mai capito niente, questa è la sintesi del primo tempo. Tantissimi errori e anche una gestione delle situazioni alquanto discutibile, con giocatori, alcuni giocatori che hanno giocato troppo e altri che hanno giocato troppo poco nella formazione rubierese, che adesso è chiamata ad un compito non facile, cioè cambiare l'inerzia di una partita contro una formazione giovane che è giustamente carica, esaltata, perché ha giocato 30 minuti dove ha dimostrato assolutamente di meritarsi il vantaggio conseguito sul campo. Una Rubiera sempre sotto ritmo, mai capace di imporre il proprio a un avversario, che invece ha fatto il proprio gioco con molta lucidità e tranquillità. L'attacco di Rubiera con Di Benedetto, Oleari, palla ancora per Di Benedetto che va dentro per l'ala, Benci prova il tiro, Benci ma spara fuori, altro errore al tiro di Rubiera. Poi la palla già rimessa in movimento, velocissima, perde la palla per fortuna Manojlovic, la recupera Rubiera e torna dunque in attacco la formazione rubierese, che deve darsi una svegliata. Di Benedetto per Nagava Hosseini, colpito al volto dall'avversario. Si riprende dunque a giocare con l'attacco di Rubiera, molto lento. Di Benedetto, Oleari, Di Benedetto doppio pivot, Di Benedetto, Nagava Hosseini, Murato, ci sarà una rimessa in gioco. Io però non capisco perché si rinunci a Pereira, che non tiriamo, non siamo pericolosi da fuori, e almeno, anche se sbaglia, almeno è un giocatore su cui devi comunque sempre stare attento. Ci provo Leari per Di Benedetto, Nagava Hosseini all'ala, ancora Benci, ancora la parata, la palla recuperata però da Rubiera. Non mi piace però anche questo inizio di secondo tempo, una gestione che non mi piace assolutamente. Tu queste partite te le giochi con i tuoi migliori che muoiono in campo perché non ne hanno più, ma non queste situazioni. Altra palla giocata malissimo, mentre c'è il fallo su Di Benedetto. Io mi auguro che arrivi il time out alla svelta, perché per cercare di muovere le cose, perché così non si può andare avanti. Il tiro, la rete di Nagava Hosseini, però siamo troppo piatti dall'altra parte. 2 minuti fuori Cavina, l'ha fermato, l'ha preso per fermarlo, non possono essere 2 minuti questo. Infatti non lo sono, ecco, ci mancherebbe altro. Cioè, hanno spinto tutte e due, ma la presa difensiva era quella giusta. Poi per me è stato bravissimo De Angelis nello spingere tanto, però è chiaro che era una presa giusta questa. Vediamo questo attacco di Zanon, ancora Manojlovic fermato da Nagava Hosseini. Non gli danno mai un 2 minuti a questi qua del Campus Italia. Questa è una cosa incredibile. Zanon, l'attacco, Manojlovic, ancora Manojlovic al tiro, la parata di Voljuvac, ancora però dormono in difesa Rubiera e c'è il gol di Rossi per l'ennesimo, secondo tiro concesso
alla squadra avversaria. Rubiera non c'è proprio di testa in questa partita. Anche questo attacco continua ad essere lentissimo. Oleari, due minuti. Oh, hanno dato due minuti a un giocatore del Campus Italia, anche perché ha praticamente tolto la maglia con la palla lontana a Bartoli, gliel'ha letteralmente tolta e strappata, direi anche. Però ce ne vuole perché fischino due minuti ai giocatori del Campus Italia. Detto questo, non è che sia una partita complicata, ma visto i due minuti per due volte dati a Cavina, se tenevano quell'idea lì ne dovevano fischiare parecchi. Fallo su Di Benedetto, ma stiamo giocando comunque malissimo. Rubiere sotto perché sta giocando malissimo, attenzione, e perché il Campus d'Italia gioca molto meglio. Va in gol Oleari, speriamo che sia una scossa questa. Nel primo tempo hanno fischiato passivo subito, allora è passivo anche questo, per come hanno fischiato passivo a Rubiera nel primo tempo. Zanon, l'attacco del Campus Italia. Invece per il Campus Italia non è mai passivo. Zanon, il tiro, la palla fuori. Deviata, c'è una deviazione. Non riusciamo mai a recuperare un pallone che sia uno. Continua a non essere gioco passivo. Zanon, tiro e la rete da parte di Gian Bartolomei con un gran tiro. Gran tiro. 18-15. Oleari, Di Benedetto, Nagavauseini, la deviazione di De Angelis. Di Benedetto, la palla per Bartoli che sbaglia il tiro dai 6 metri. Una roba allucinante. Però rimaniamo passivi in panchina, andrà bene così. Non vedo contromisure. 18-15 il punteggio. Questa è una partita che Rubiera dovrebbe vincere a tutti i costi. Non mi sembra che ci sia tutta questa determinazione. Palla ancora al pivot, la rete. 19-15 di Benedetto, la palla per Nagavauseini. Ancora gioco fermissimo di Rubiera. Palla Benci all'ala, ma c'è un fallo. Palla persa da Rubiera. Ma perché non mettiamo... Ma vabbè, io non lo dico più, ma ormai va il tiro, parata di Voglio, va 7 metri. Vabbè, 7 metri. Entra Strada al posto di Oleari. Tiro la rete. E nuovo più 5 per il Campus Italia. Gioco sempre fermo di Rubiera. Niente, non c'è gioco da parte della formazione rubierese. Strada, tiro fermato.
E questo non è 7 metri. Non capisco. C'è andato un 7 metri dall'altra parte, ridicolo. Questo non è 7 metri, ma... Nagavaoseini spara fuori. Io non mi stupisco più che altro non ci sia reazione anche dalla panchina di Rubiera, sembra quasi una partita scontata come sconfitta questa qua per Rubiera. La rete da parte di Gian Bartolomei. Time out chiesto adesso con colpevole ritardo, perché ribadisco, si era già vista ancora una volta come presa questa partita. Dobbiamo aspettare di andare sotto di 6, ma poi ribadisco, non capisco certe scelte. Cioè, se Pereira è infortunato non lo convochi, se no gioca. Cioè, non capisco veramente. a 15, vantaggio strameritato del Campus Italia, che ha fatto tutte le cose che doveva fare, sta giocando la sua partita con grandissima dignità in confronto di un Rubiera che è passivo in campo, non gioca perché non mostra alcun tipo di gioco se non un gioco lento, prevedibile e per nulla che non mette assolutamente in difficoltà e non fa neanche paura, ecco, diciamo così, alla difesa. Entra Pereira adesso. Non capisco, ma mi adeguo, si dice così. Entrato anche Pagano. Ancora rischio di gioco passivo di Benedetto, la palla persa. Manojlovic, va il tiro, va in gol. Veramente una Rubiera che definire deludente è minimo. La partita di Rubiera è vergognosa questa sera, ecco, questo è il termine adatto. È vergognosa la partita, è vergognoso tutto. Il pubblico qua è allibito per la prestazione offerta fino ad ora dalla squadra di casa. Passi di Pagano. Cioè, continuiamo a far giocare gente che non è azzeccata mezza, mentre c'è il gol ancora di Manojlovic, 23-15. Pagano, la palla al pivot, il tiro. Ma allora è rigore, ma come? Cioè, ha tirato, ha preso il fallo sotto tiro, se fischi è rigore. Boh. Che qua Rubiera c'ha poco da recriminare su qualsiasi cosa, vista la partita che sta giocando. Regna Benci.
adesso gioca con molta tranquillità in attacco anche il Campus Italia, senza forzare, anche perché comunque una soluzione la trova sempre questa squadra, quindi alla fine... Manojlovic, fallo due minuti, tutta la vita, sì sì. Due minuti tutta la vita, ci stanno. Due minuti anche a Manojlovic. Due minuti, uno per parte. Di Benedetto per il fallo, Manojlovic per la reazione. Se non altro abbiamo visto un fallo cattivo di Rubiera in una partita giocata con una tenerezza da parte della squadra rubierese imbarazzante. Va dentro, Zanon sfonda. Però Rubiera continua a giocare sotto ritmo, quindi non attacca e quindi alla fine tutto tempo perso. Va il tiro, va in gol Pereira. Zanon, extra player per il Campus, va il tiro dall'ala, va in gol. Bravissimo, bravissimo De Angelis. Bravissimo De Angelis. Pagano, Pereira, tiro di Pereira fuori perché schiaccia troppo il tiro. Se non altro però abbiamo almeno qualcheduno che prova a tirare. Palla al pivot, fermato. Palla ancora De Angelis dall'ala, bravo. No, ho sbagliato. Avrei giurato che il tiro era giusto, invece è andato fuori di niente. Oltre il palo. Attacco di Rubiera, però già ci siamo fermati. Pagano va via e sbaglia. De Angelis il tiro, la rete. Pereira perde il pallone, viene fischiato un fallo che secondo me non c'era, lo dico onestamente. Altro minuto di sospensione chiesto da Rubiera. Veramente irriconoscibile questa squadra, quando pensi che batte il Conversano, poi gioca partite che è già la seconda volta che gioca così contro, con tutto il rispetto, contro il Campus Italia, che è una squadra estremamente dignitosa e orgogliosa, però cioè, se fino adesso ha vinto una sola partita contro Rubiera ci sarà un motivo,
e ora vince la seconda, perché onestamente anche questa partita non ha storia. Quindi insomma Rubiera riesce a buttare via tutto quello che aveva guadagnato in settimana tramite le battaglie giudiziarie contro la federazione, e le butta via tutto in una partita veramente pessima giocata questa sera. Va in gol ancora Benci, lui il suo l'ha fatto con grandissimo orgoglio, capitano della formazione rubierese, 40 anni. L'unico che gioca con l'orgoglio giusto, con lo spirito giusto, gli altri tutti passivi, altri tutti, compreso anche la gestione tecnica questa sera, perché vanno tutti messi sullo stesso livello. Due minuti a Pagano. Inferiorità numerica per Rubiera. Manojlovic, la rete di Manojlovic. Sei a 18 per il Campus Italia, con l'attacco di Rubiera. Nagava Hosseini ferma il pallone, poi va da Pereira, va dentro, Pereira va in gol. Zanon all'ala. De Angelis bravo a cambiare il gioco. Ancora De Angelis, andrà il passaggio al pivot, c'è una deviazione fallosa, rimessa in gioco, pivot ha sempre spazio libero, Zanon la palla al pivot, sparata sui piedi se non altro questo, però Rubiera è lenta nel ripartire, niente, non sfruttiamo l'occasione. E adesso ancora gioco lento, non perdiamo ulteriore tempo. Ribadisco, io è dall'inizio della partita che ho la sensazione che vada bene così per Rubiera, cioè perdere, perché non ho mai visto una squadra che abbia provato a cambiare un po' il ritmo della partita o cambiare un po' la situazione. Nagava Hosseini il tiro, la parata, non lo so, vedo anche, vedo dal secondo minuto di gioco teste basse anche in panchina, cioè dal secondo minuto di gioco del primo tempo, però cioè proprio una situazione come deve andare così, che vada così, pensiamo ad altro, non so, questa è la sensazione assoluta di questa sera, onestamente match peggiore io tra quest'anno e l'anno scorso faccio fatica a ricordarmeli da parte di Rubiera, non ho visto quello di andata, questo me lo sono risparmiato,
ma questo di ritorno mi fa dire che questo è il peggior in assoluto da quando Rubiera è ritornato in Serie A. Il tiro, la rete di Nagava Hosseini, rimessa veloce e già dall'altra parte De Angelis, viene chiuso. L'attacco con molta tranquillità del Campus Italia, sotto mano il gol come sempre di Manojlovic, perché non abbiamo ancora capito che lui tira, e quindi occasioni perse. Qui c'è una deviazione, è caduto il portiere del Campus Italia nel tentativo di andare a recuperare questo pallone, è scivolato male, però no, ritorna sul campo, quindi non ci sono, anzi no, c'è il cambio. 27-20 Campus Italia. È entrato Lubinati. Ventesimo della ripresa. Di Benedetto, la palla all'ala, non c'è spazio, al volo, no, non è valido il gol di Nagava Hosseini. Passi non fischiati a centrocampo, vabbè, cambia poco, anzi niente, il tiro, il palo, palla recuperata, prova ad andare in contropiede Rubiera con Nagava Hosseini che va in gol. Manojlovic, palla per linee esterne con Battaglia che combatte. Time out Campus Italia, 9 minuti e 17 secondi da giocare, 6 reti di vantaggio sono un ampio margine per un Campus Italia che stramerita di vincere questa partita senza se e senza ma. 27-21. Si può riprendere a giocare. Tiro e la rete di Zanon, difesa a zero di Rubiera. Al tiro sbaglia di Benedetto, ci sono un 7 metri. Segna Pagano. Scusate, 22-28, perché altrimenti non rendiamo merito al Campus Italia. Zanon
Ancora Zanon, va al tiro, va in gol. A ogni attacco Campus Italia fa qualcosa. Pagano, palla al pivot, va in gol Oleari. È rientrato nel frattempo Scarcelli tra i pali del Campus Italia. Zanon il tiro, la rete. Pagano, ancora Oleari, la rete di Oleari. Sette minuti alla fine, sei gol di vantaggio Campus Italia, che gioca anche col cronometro, sembra una squadra nettamente più esperta nonostante sia composta da giovanissimi che la squadra federale. Daruvo va dentro, va in gol. Palla al volo per il traversa colpita da Nagava Osseini. Facciamo anche le giocate così spettacolari, e queste sono giocate concrete, noi invece facciamo giocate spettacolari per farci poi giustamente ridicolizzare dagli avversari. 32-24. Sbaglia Di Benedetto, ma c'è il tiro dai 7 metri. Va in gol. Va in gol su rigore Pagano, ma non c'è assolutamente spirito da parte di Rubiera. La palla che arriva all'ala, va al tiro, va in gol, ancora un superbo e stupendo, un superbo e stupendo De Angelis. Va in gol Pagano da pivot, ma stiamo parlando di una partita che non esiste più, e non esiste più da molto tempo, quindi aspettiamo solo che arrivi la sirena finale, quindi quello che vedete adesso non è quello che si è visto durante la partita. Quella vera è stata dominata da una sola squadra ed è il Campus Italia. Questa qui è un buon allenamento per far chiudere il cronometro al 30° minuto. Daruvo uno contro uno, va a terra. Palla per Zanon, tiro di Zanon, la rete. Di Benedetto per Pereira. Pereira fermato. 26-34. In pochi
l'avrebbero pronosticato, ma chi l'ha fatto è stato bravo, assolutamente. Ancora De Angelis che corre ancora, prende il palo, stavolta 7 metri. Bravissimo De Angelis, niente da dire, veramente bravo. Manojlovic dai 7 metri. Segna Manojlovic. Pereira va in gol. Manojlovic dietro la schiena, palla persa, non l'ha trattenuta Rossi, sbaglia Pagano dalla sua metà campo. Due minuti alla fine. Gol ancora di Manojlovic. Pereira va in gol. Ventinove a 36. Zanon prende la traversa, ovviamente prende il pallone un giocatore del Campus Italia, perché tutti questi palloni vaganti li hanno presi i giocatori del Campus Italia. Zanon va al tiro, va in gol. Altra palla persa da Rubiera, poi l'arbitro sta di mezzo, non si sposta, va al tiro la parata di Salati. Questa parata l'ha fatta a metà l'arbitro, che ha pensato bene di mettersi proprio in mezzo. Trentesimo gol di Rubiera con Benci, vince meritatamente il Campus Italia 37 a 30. Rubiera per una partita del genere è ingiudicabile e ingiustificabile. Questo è l'unico commento possibile.